Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi calendario dell'avvento, lo spacchettiamo assieme. Questo è della V7, si potrebbe dire anche W7, diciamolo V7. Allora, è un marchio, intanto, che mi è stato inviato il calendario, quindi nel mentre vedrete anche che mi fermo per fare degli altri contenuti per loro, ma comunque sia che volevo aprire con voi. Questo marchio è un marchio make-up low cost, al pari più o meno di Essence, scusate, e Catrice, soprattutto è famoso per i dupe, soprattutto quelli di marchi famosi, quindi cerca di copiare un po' i marchi famosi. È un calendario make-up, come vi ho detto, che è reperibile su Amazon, da dove me l'hanno inviato, ma anche su vari siti online. Quindi aspettate che l'avevo. Prendo il foglio, me l'ero scritto. Allora, è su Notino, Cosmetic for Less, Pink Panda e Makeup.it. Tutti siti che spediscono in Italia senza dogana, senza niente. Quindi è un marchio. Vediamo che cosa contiene. Non giratelo perché è pieno di spoiler. Si presenta così. Vediamo se riesco. No. Con tante caselline, lo mettiamo qui così lo vedete più o meno. Più o meno va bene, lo mettiamo sdraiato. Stavo scherzando. Questa è la 23, 12, 5, 13 e la 3. Ok, rifacciamolo. E qua il calendario, adesso lo apriamo. Dunque, se non volete vedere gli spoiler del calendario, ma solo le mie impressioni finali per sapere se ve lo consiglio o no, considerando comunque 29,95, quindi il prezzo di quello di Essence, ma per cambiare un pochino, andate a questo minutaggio qui, dove comunque vi dico le mie impressioni. Partiamo per tutti gli altri. Allora, uno. Le caselle sono un po' incastrate, ma ok. La 1 troviamo elastico carino in un crunchy in seta raso. Ok, carino. Sapete che a me piace portargli al polso, ma non lo portiamo adesso perché comunque sia, ed se no facciamo spoiler. Comunque sappiamo che è un calendario low cost, quindi potrebbe anche essere che abbia dei prodotti all'interno, degli accessori, non lo so. Allora, due, eccola qui. Come si apre? Ah, così. Ok, questo è incartato. Incartato bene, sarà delicato. Ok. Eye Captain, non so cosa voglia dire. Liquid eyeliner, è un eyeliner liquido. Con pennarello in feltro. Sì, bello nero, molto nero. Vediamo se però sbava, si asciuga, resta liquido o diventa opaco. Vediamo, vediamo, però per adesso ci piace. Non saprei neanche io dove metterlo ormai, però mettiamo giù, mettiamo tutto giù. 3, nella 3 abbiamo sempre bello incartato. Ok, questa è una shimmering brick, una palettina di bronzer, palettina proprio, vediamo come sia. Ah, ok. Oddio, di bronzer, sono tutti luminosi. 3, 4, 5. Sono tutti colori molto luminosi. E più di ombretti. Più che bronzer, visto che sono shimmer, come ombretti. Ombrettini, sono anche carini, piccolino, un quadino. Carino. Appoggiamo qui. No, mettiamolo dentro perché sennò già lo si rovina. E io direi che iniziamo a prendere, me l'ero già preparata qui, ed è il mio solito salviettine struccanti, così vediamo anche l'eyeliner.
No, è ancora un po' bagnato. Aspettiamo un'altra casella. Andiamo con la 4. Ok, super incartata anche questa. Un lip pencil, lip twister, Malbec, lip liner crayon, il colore sarà Malbec, questo qui. È abbastanza dura e il colore è un fucsia, non è proprio un rosso, è un fucsia. A questo punto iniziamo a vedere l'eyeliner che è asciutto e un pochino diventa più opaco. Ok, e iniziamo direi a struccare. L'eyeliner viene via molto facilmente, la matita più o meno anche, e strucchiamo tutto. Perché dobbiamo andare avanti con la 5. La 5 incartata. Blush, Rebel Blush, ed è Touch Me, 3 grammi, bella, questo è un full size, molto carino, è un colore un po' scuretto, un po' molto scuretto, ma è, anche perché non è, sì, proprio è scuro. È scuro, quindi va bene più che altro per le pelli scure oppure come ombretto. Non so se è un dupe di qualcosa, non mi riesco a recapacitare di che prodotto sia. Ma comunque sia, sappiamo sempre che è un marchio. Ah, scusatemi, è leggermente shimmer, satinato, non è opaco, però fa da un po' di luminosità. 6. Ho visto adesso che sono in ordine, quindi è abbastanza facile, sempre incartata. Ok, questo è un mascara Eyelast. Sexy Ace. Questo qua è piccino, ma vediamo l'applicatore. Ok, mi piace di quelli un po' cicciottini. Mi piace. Da provare. 7. Allora, la 7. Si è autosuccidata, oddio cos'è? Lippy Chic Ultra Creme Lipstick, oddio, questi qua sono proprio piccini, proprio piccino, ma lo proviamo, è carino però, guardate che bel colore, è carino, è un mattone. Mattoncino. Si diceva mattone una volta, un rosso caldo, mi piace un po', è una forma un po' sinceramente da supposta, sinceramente, sinceramente, però è carino anche da borsetto da portarsi dietro. Andiamo con la 8, quindi ci sono anche dei prodotti piccini, anche questo è un altro prodottino piccino. Cosa abbiamo? Glow Prime, un primer illuminante da 5 ml. Sappiamo che 5 ml sarebbe un campioncino. Ok, luminoso e luminoso, però più che un primer illuminante, è proprio un illuminante questo. Glow Prime Radiant Primer illuminante. Ah, questo è un illuminante, non è un primer illuminante. Oddio, stiamo. Allora, magari ci sono dei brand famosi che hanno questi prodotti simili e loro li stanno copiando, solo che io al momento non mi viene in mente niente e non stanno proprio andando benissimo. Però ricordiamoci che è un prezzo di un prodotto di un marchio low cost e quindi che ci sta che sia un po' cheap. 30 euro ci sta e ho trovato calendari da 30 euro molto peggio, sinceramente. Andiamo con la 10. No, 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 scusate, con la 9. Se per caso sbaglierò qualche numero, al massimo lo recupero. Alla fine vedrò che sarà vuota. 7.
sempre incartata, matita occhi, matita labbra, matita occhi, matita occhi. King Cool Blackstick Black. Questo è un full size. Ok. Se calcate un po', scrive. Diciamo che sfumata. Sì, ci sta, è carina. È un po' dura. Devo dire che è un po' dura. Però 10. Allora, l'anno scorso ho bocciato un calendario molto costoso. Quindi quest'anno bocciare un calendario poco costoso ci sta. Cioè ci sta, preferirei di no. Abbiamo un'altra supposta. Questa è l'Hippie Chic. Ok. Che colore è questo? Carino, mi piacciono perché sono abbastanza morbidi, quindi anche confortevoli. Bisognerebbe testarne la durata. Ho paura che non sia molto alta. Magari con una matita sotto dura di più. Allora, non è che li butto via, li sto appoggiando qua sotto e poi fuori camera raccolgo tutto, sistemo tutto, carta ed è tutto il resto. Allora, 11. Oltretutto questo è un marchio che io non avevo mai conosciuto, quindi magari provo anche dei prodotti che sono carini, se non fosse che questa è un'altra supposta. Oddio, questo è proprio rosa bubblegum. Questo no. Iniziamo a struccare tutta la mano. Allora, non vi dico che sono prodotti da bambini, perché non è vero, perché la W7, si direbbe così, ed alcuni influencer ne parlano anche bene, perché fa dei dupe, alcuni ben riusciti. Pa, 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 12? 12! Glove Commotion Shimmer. Ah, qua un illuminante. Ok. So niente. Un illuminante. Carino. Delicato. Bronzatino delicato, impalpabile, luminosino il giusto. Questo mi piace. Ecco, vedete, non tutti i prodotti li boccio. Alcuni sono carini. Dobbiamo andare alla 14. Penso di sì. Suppostina di rossetto. Sinceramente mi ricorda un rossetto, mi ricorda un rossetto, sì, so che questo è un rossetto, ma mi ricorda un rossetto di un brand, questo colore, non mi ricordo quale, magari mi viene in mente, magari me lo ricorderete voi. Devo andare a recuperare tutto in diretta una salviettina per iniziare a struccarmi. Vi dico sempre che queste della Nivea per me sono fantastiche. Ed è iniziato. No, facciamo un'altra casella per struccarmi. La 15. Ah, ma io ho scordato la 13. E potevate dirmelo. Vabbè, prima della 14 la 13. Ok, è un quad. Un...
pacchettino. Allora, c'è di positivo che sono belli belli imballati. Onolulu. Ma che cos'è? Carino? A me viene da dire che è un bronzer, Onolulu. Sì. Ok, chiaro. Ecco, ad esempio, questo mi piace. Un po' molto chiaro. È un po' molto giallino. Però è già più carino. È già più carino questo. Questo mi piace. Allora, io forse di struccarmi qua. Ho un taglio e mi si sta aprendo. Sono un disastro con questo calendario, lo sappiamo. Cioè, è un disastro il calendario, ma sono un disastro anch'io. Però su, continuiamo a guardarlo perché magari ci sorprende. Andiamo avanti. Questa volta davvero con la 15. Ecco, visto che ci sorprende. Una blender. Ed è anche carina, ed è anche carina perché è rosa. Le blender sono sempre utili. È bella morbida, c'ha il marchio V7, è leggermente, è particolare perché è leggermente schiacciata, vedete, all'estremità e anche sulla punta. Non è proprio punta a punta, è una puntina un po' schiacciata, ma non è schiacciata dalla confezione, è proprio schiacciata lei, quindi forse per, non è angolata, ma è schiacciata. Si impugna anche meglio. Ecco, vedete, questa è una casellina che mi piace. Cioè, ad esempio, ci sta, ci sta. 16. Nella 16 troviamo incartato una matita. Questa volta sarà una matita labbra. Una matita labbra che magari è bella. Lip Twister Brown. Scusate, questa qui. Allora, per essere delle matite labbra sono dure. Ma ha dei brillantini all'interno. Ha dei brillantini all'interno, ragazze. Questa usata da sola sulle labbra, poi con un balsamo labbra, siete già a posto perché esalta già il colore. Ed è carina, a me piace, per una cosa veloce ci può stare, ci può stare. 17, è un pottino, allora, Sleep Dream, cos'è? Strawberry. Glycerin Lip, ma una maschera per le labbra, sempre molto utili, sempre molto utili. Vediamo, è molto, sa di fragola, è sicuramente idratante. Questo ci sta, un altro prodottino che è sicuramente molto utile, è molto utile soprattutto per il periodo freddo, e ci sta una maschera così, e ci piace. Allora, iniziamo a togliere un po' di roba. Io non vi dico la confusione che sto facendo qui. Non immaginatelo nemmeno, la confusione che sto facendo qui. Allora, andiamo con la 18. La 18. Dura, incartata, è piccolina ed è il Banana Dream. Questa è una polvere libera della banana, non so se è marchio loro oppure se è una coppia di qualcosa. Ok, attenzione perché non ha la jar, quindi ne prendiamo un pochino. Però per il baking queste a me piace. Vediamo. Ne ho messa un po' perché la polvere libera io non andiamo d'accordo. La adoro, ma faccio sempre dei polveroni. A me questa piace. Mi ha letteralmente piallato i pori della mano. Ehi, questa è da testare, ma mi piace assai. Vedete che trovavo dei prodotti interessanti. 19. Cioè, è morbidissima, vellutata, mi ha piallato la mano. Vediamo, sarà nata su postina. Abbiamo cambiato. Questo è un gloss.
gloss carino. Sticky sticky, molto appiccicoso, ma è un glossino carino. Ad esempio, se noi questo qui lo mettiamo in borsetta per ritoccare, ad esempio, questo rossetto, ci sta, ci sta. O per renderlo un pochino più confortevole, ecco. Non vi dico il lavoro di carta che ho qui sotto, ma lo immaginerete. 20, la prima casella con il 2. Ok, un altro gloss. Questo è il Glamorous, quindi questo qui. È un rosina appena appena accentuato, che diventa quasi trasparente, da appena appena un tocco di colore, questo qui. Carino. Questo mi piace, ad esempio, questo lo uso sicuramente perché mi piace molto più dell'altro, ad essere sincera. 21. E nella 21 troviamo un crunchy per i capelli, di quelli che non strappano, e sarà una cavolata. Però è utile, piuttosto che la limetta o lo specchietto, io preferisco questi, sinceramente. Andiamo alla 22. E poi un'altra cosa che apprezzo è il fatto che siano imballati nella carta, quindi si può tranquillamente riciclare. Ok, una matita che forse ha un colore decente, pink, rosa. È un nude. Nude, è un nude, e questa ci sta assolutamente. Ah, vedo adesso che è vegan, oltretutto ci sta, ci sta, mi piace. Ecco, questa sì. 23 e 24, incrociamo le dita. 23. Ok, un gloss trasparente, Clear Brilliant Lip Gloss, un gloss trasparente adatto a tutti, molto appiccicoso ma bello trasparente. Ad esempio, se io questo gloss lo volessi applicare sulla matita, ci sta, carino. Io a questo punto mi pulisco le mani sperando nella 24. Pronti per la 24? Può essere una super ciofeca oppure una super scoperta. Allora, pronti? Secondo voi che cos'è? Una ciofeca o una scoperta? Specchietto. Vi prego, no. Nella 24 uno specchietto, no. Vi prego. Va bene. Allora, puliamoci completamente, sistemiamoci ed iniziamo a parlare del calendario. Dunque, chiudiamolo. Pronti? Allora, dunque. Eccoci, allora, se siete arrivati direttamente qui per vedere cosa ne penso del calendario, vi dico subito che è finito, quindi nessuno spoiler, nessuno niente. E che cosa ne penso? Allora, sono tutti prodottini mini, mini, ma proprio travel size, però che si possono provare, tutto make-up ovviamente, per vedere il colore, la texture, come si comporta, si sta, per provarli ci sta, sicuramente c'è un po' di tutto. Diversi colori, abbiamo rossetti, gloss, matite labbra, matite occhi, eyeliner, mascara, alcuni accessori, altri prodotti che non mi ricordo, bronzer, illuminante, blush, direi che c'è tutto, tranne ovviamente correttore e fondotinta, perché quelli sono ovviamente molto soggettivi in base alla carnagione. Qui sotto io vedo un gran casino perché ho messo tutto qui sotto. Devo dire che allora, 29,95. Se lo trovate in offerta e il marchio vi ha sempre incuriosito,
in offerta prendetelo. 30 euro prendetene un altro. E diciamo che non ci sono smalti, quindi per chi non ama i calendari con gli smalti, questo ci sta perché non ce li ha. Io non amo i calendari con gli smalti perché non me ne faccio niente. E effettivamente questo non ne ha, quindi cosa super apprezzata. E niente, di questi prodotti io direi che me ne piacciono più ovviamente alcuni accessori che trovo utili. La casella del 24 può piacere o no, perché può anche essere utile, ad alcuni è utile, può piacere o no. E niente, per tutte le altre che avete visto il calendario, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se pensavate di prenderlo, se pure gli altri anni l'avevate provato e quindi avevate già un'idea. Ditemi voi tutto quanto, io spero che sia stata utile, ho tenuto un po' di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!